Nel corso del convegno Estato verrà proiettato anche il film documentario Hitler contro Picasso, l'ossessione nazista per l'arte di Claudio Poli, prodotto nel 2018. Si tratta di un film che affronta molti nodi del rapporto tra il nazismo e l'arte e pone in evidenza alcune questioni relative allo statuto dell'arte nella modernità. È di queste che vorrei parlare. Anzitutto, l'arte diventa una merce sottoposta a commercio, trasporto, stoccaggio, una merce che è anche uno status symbol, come dimostra molto bene il caso di Göring. Una merce e un mercato che mobilitano una rete di intermediari, mercanti, ma anche esperti, studiosi, rete che sarà abbastanza pronta a sottomettersi ai dettami predatori del regime nazista. L'arte è poi uno strumento ideologico, volto alla costruzione di un gusto di massa, di un gusto condiviso, che vede contrapporsi un'arte degenerata delle avanguardie con un'arte ufficiale, germanica, nazionale. Si tratta di un aspetto che lega le arti visive alle nuove arti, per esempio al cinematografo. Per esempio, pensiate alle architetture di Albert Speer che diventano oggetto di ripresa cinematografica con i film di Leni Riefenstahl. Esiste poi un valore civile dell'arte. L'arte è anche l'indice delle intenzioni, di uno stato, di una società. Emerge qui senz'altro l'aspetto predatorio del regime nazista nei confronti dei beni artistici e culturali. Ma emerge anche l'ambiguità degli stati postbellici nel restituire questi beni agli eredi dei legittimi proprietari, in base all'idea che l'arte deve essere fruita da tutti e dunque non può essere possesso di singoli collezionisti. Un problema estremamente delicato che viene giustamente focalizzato dal documentario di Poli. Esiste infine una valenza estetica dell'opera d'arte che il film di Poli dà un po' per scontata. Si tratta di una questione molto importante. Nel 1949, Theodor Adorno sostiene che scrivere una poesia dopo Auschwitz è un atto di barbarie. Questo atteggiamento dà luogo a un silenzio qualche volta dell'opera d'arte e quasi ad una iconoclastia nei confronti delle rappresentazioni della Shoah. Eppure non è l'unica voce, gli risponde infatti nel 1960 il poeta Paul Celan, che sostiene che ogni opera d'arte è semplicemente un appello collocato dentro il mistero dell'incontro. L'opera d'arte tende a un altro, ne ha bisogno di un interlocutore, lo va cercando e si prende cura di lui. Dunque, l'opera d'arte dopo Auschwitz deve rivedere i suoi principi estetici, deve criticare i suoi linguaggi e i media attraverso cui essa si esprime, ma non può rinunciare ad una parola che è sempre un accorato appello al dialogo.